Ok. Ido, Biren e Grog. Diamola alla locanda. Entrate. Vedete che Alston, Serafina e Osborne stanno preparando la locanda. Stanno pulendo. Tutti e tre quando entrate, cioè loro tre, quando voi tre entrate, vi guardano e scoppiano a ridere. La locanda è piena. Che No, non c'è nessuno. ore sono? Siete partiti? Quando siete partiti? Tipo mezza, cioè mezza inizio mattinata perché avevamo dormito male, avevamo dei... Allora è o quel tardo mezzo pomeriggio. sonno. È pomeriggio. Io mi faccio coinvolgere dalla risata generale, mi avvicino al bancone poggiandomi con un fare che lascia intendere che ho sete. Mentre ti poggi sul bancone, ti arriva una pretata dietro la testa una vocina ti dice: non sporcare, abbiamo appena pulito. Come mi arriva la pietra dietro la testa, prendo la prima cosa che trovo sul bancone e la tiro nella stessa direzione. Un boccale, un coltello, una forchetta, un qualsiasi cosa. Cioè, prima che mi dice non sporcare, cioè mi arriva la pietra. Vai, tira. Ok. Osamu, posso tirare riflessi? Pietra che se no questo do. Prova. Non la possiamo fare mai semplice. Mi metto dietro lo scudo. Io ho fatto 19. Fai qualcosa, Biren? Sto tirando riflessi per vedere se riesco o no. Qui tira la pietra, io faccio tipo tira la pietra, è frenetico e compare la mano dopo, troppo tardi. Rimango lì e vabbè. Ho provato. Praticamente Grog, senza vedere, prende la pietra, la tira all'indietro. E senti soltanto un e In giro per vedere che cosa ho rotto. dalla cucina vedete che esce un Baldur completamente, no, completamente in una mano. Ha una mannaia, un macete, o tipo un spezza ossa, quindi una bella mannaia, no? Dall'altra parte c'ha un coperchio di una pentola e praticamente in faccia il sangue gli ha come disegnato dei simboli di guerra, quindi ha tipo non lo so, tipo dei simboli particolari in faccia, esce tipo Alston, Osborne e Serafina tipo ribaltano i tavoli e si mettono dietro i tavoli, si mettono Seguo il loro esempio nella maniera più delicata possibile. Ma ti Proprio sembra questo il modo di accogliere chi mi viene a pagare?
Io mi metto in un angolo del bancone lontano, così. Praticamente vedi Baldur con la bava alla bocca, si guarda intorno, ci sei tu, c'è Biren così, vede gli altri che si nascondono dietro i tavoli. Non c'è nessuno e torna in cucina. Lo fermo. Baldur. C'è. Sto Darti. preparando lo spezzatino per domani sera. Noi siamo venuti a darti la tua parte. Pagamento. Se sei andato in Quindi cucina, dalla sala senti io la me vado a consigliare. urlare. Senti me urlare. Ma per avere una birra? Quindi deduco che siete riusciti nel vostro intento? Più o meno, sì. Siamo Teoricamente sì, ce lo deve confermare la ragazza. in sito, prendo la mia sacca. Faccio. Sento. Il resto. Baldur. Naturalmente una camera pagherei. Ok, allora vedi che si chiude un attimo gli occhi, muove un po' le labbra e poco dopo dalla porta della cucina che ridà verso fuori entra Rundar. E praticamente Baldur gli consegna i soldi e Baldur vi dice: come vi accennai, ho la locanda piena di prenotazioni per questa sera e domani sera, però se volete posso offrirvi degli alloggi qui dietro. Lì ci sono anche i vostri averi e in questo momento ci si trova anche Violet. Chiamare. Mettiamoci direttamente di là, interrompo io quando mi bisogna chiamare. Rundar sta andando di Possiamo. là, se volete vi accompagna lui. Io voglio una birra, però. Tu bevi sto cazzo! Alston va così, ti porge una scopa. Prima vai a pulire quello che hai rotto. Prendo la scopa e seguo Biren e Ido verso gli alloggi. Ti testo volontà, Stella. Lo so, vai. Solo saggezza, no? Ventuno. Volontà di ferro proprio. Come mi accorgo che Biren mi lancia questa cosa, lo guardo bruttissimo, prendo la scopa, la spezzo sul ginocchio e gliela butto ai piedi. Diamo la Violet. Io te l'ho lanciato per il tuo bene. Ora che hai spezzato la scopa, sono cavoli tuoi.
da due volte. Mentre lo schiavo fallo fare a qualcun altro. Mentre fai questo, Baldur viene verso di te, ti guarda dal basso e ti fa: puoi essere grande e grosso quanto ti pare, ma per stare al mondo ci vuole l'educazione. Come lanciare le pietre a chi entra in locale, immagino. Per stare al mondo ci vuole educazione. È vero, hai proprio ragione. Vabbè, andiamo verso Violet. Andate verso Violet. Rundar parte e va verso la palazzina, cioè verso l'edificio dove si trova Violet. Seguiamo. Ok. Entrate. Rialzo, metto a posto il tavolo che ho rovesciato per nascondermi, rimetto in ordine il tavolo che ho rovesciato e poi mi dirigo verso loro. Ok. Entrate dentro questa casa. C'è un piccolo corridoio che percorrete, che vi fa entrare direttamente dentro quello che è un piccolo salone, dove ci sono delle poltrone, dei divani, una libreria, una scala che sale e delle porte che vi portano in altre stanze. Su una di queste poltrone c'è Violet che sta vicino a un camino e sta leggendo un libro. Avvicino Violet. È tipo un vino davanti a lei. Diciamo che c'è, sì, a fianco a lei, a fianco alla poltrona c'è un tavolinetto. No, faccio scendere tipo il libro così, senza toccarlo con le mani. Vedi che lei ti guarda molto strani. Cos'era? Mentre tu fai questo gesto, vedi che lei toglie lo sguardo dai libri e ti inizia a guardare strano per dire: che cazzo stai a fare? Non lo so, ma ogni volta che tocco questo coso, qualcosa che non mi quadra. Mentre il libro sta scivolando dal tuo zaino, lei lo riconosce, lo afferra e lo abbraccia. Oh, grazie Piren, il libro di mio padre. Ci siamo anche noi. E siamo. Non è andato da solo. Lettera L. L'ora di questo gruppo. Ma io voglio pure il grazie. E vado lì alla libreria. E la guardo così. Ho detto, ogni volta che tocco, che ho provato a toccare quelli, hanno sentito. Vedi che lei si alza in piedi, lo apre e lo inizia a sfogliare. E mentre lo sfoglia, ti guarda e ti fa: come, scusa? Prendere se me lo... Sì. Prendo il libro. Della Costituzione. E svengo così dal nulla. Prendi e svieni. Non ti piace leggere.
Ehi, vedi che l'ora l'abbiamo sprecata i tiri buoni. Infatti non si darà mai prima di iniziare a giocare. No, io ero per fare prove fuori per vedere. Voilà. Allora, c'è presente quando ti dicevo che il braccio ti formicolava quando lo prendevi? Adesso praticamente è come se tu l'hai preso in mano mentre il libro era aperto, come se il tuo braccio avesse perso 70 anni in un unico secondo. Quindi cambia colore, si raggrinzisce, si ristringe, perde di forza, quindi tu fai come per far cadere il libro che perché ti pesa. È visiva la cosa o è solo sensazione? È visiva, è visiva. Vede proprio il braccio. Quindi Violet sì. Vede la cosa. Appena accade questo, Violet fa così. È come Io se mi allontano immediatamente dalla sto tipo lì così. Accascia, mi appoggio tipo da qualche parte. Hai No, capito? sei tu, però c'hai il braccio di Abe Eh Simpson. no, nel senso, hai capito qual è il problema? Mi siedo e mi tengo tipo il braccio, hai capito? Adesso non ci posso fare Io niente, nemmeno divertirmi da solo. osservando O qui forse da attualmente solo, sì. sto ancora in silenzio, osservo. Quando si è distaccato dal libro, il braccio rimane in quel modo? C'è qualche tipo di mutamento? E lo ride il braccio a Violet, cioè ride il libro a Violet o lo fai cadere il libro? Se lei me lo prende al volo, sì, perché se no appena vedo quello lo lascio cadere. Allora tu lo fai cadere, cioè tu lo lasci cadere, Violet non riesce a prenderlo, il libro casca per terra, il libro rimane per terra, tu Grog senti che qualcosa cade per terra perché in quel momento non stavi, è rigirato verso la libreria. Come il braccio si è prosciugato, ok? Nella stessa velocità nel quale si è prosciugato, diciamo, Si riprende. nella stessa velocità riprende consistenza. Da un lato, meno male che ho fallito il Violet la B. Io, se mi rendo conto di quello che è successo con il libro, mi allontano spaventatissimo dalla libreria. Tu ti rendi solo conto che qualcuno ha fatto cascare il libro. Ah, ok. Tu invece hai visto la scena Io ho proprio. visto la scena, mi avvicino verso il libro. Sta ancora a terra? Sì. Lo tocco con la mano in questo modo, dalla parte superiore. Vedo se c'è qualche effetto, però pronto a ritirare la mano, un po' come si fa con i cavi elettrici per Allora, evitare di tu rimanerci ti folgorato. avvicini, ok? Anche con il dorso della mano ci vai a contatto, che okay? Nel momento in cui vai a contatto, tira Costituzione. Perché tu nel momento in cui ti avvicini non senti nulla, questo libro non emana nessun tipo di aura, però nel momento in cui lo vai a toccare è come se una sorta di forza, come se fosse magnetica, ti trattiene in quel momento. Lo so, nel momento in cui lo tocchi. Non è che ti ha attirato, però Sì, nel no, quando momento lo vado a toccare. è come se ti trattiene un attimo e quindi tira Costituzione. Ok, non in maniera violenta come Biren, però vedi che il tuo braccio fino al gomito, ok? Inizia a sentire un torpore, ok? E il braccio mano a mano è come se si sta prosciugando anche lui. Però Ok, mi tiro indietro. questa sensazione ce l'hai fino al gomito. Ok, non tutto il braccio, quindi più leggero rispetto Sì, a sì, Pia. sì, sì, sì. Mi risposto. Riguardo la ragazza e gli dico, probabilmente questo libro è legato a te, perché a prescindere dell'indole che può avere una persona,
l'effetto. Io sono buono. Lo dico proprio, io sono buono, non sono cattivo. Ho dato 500 monete d'oro in beneficenza. Ma non sai come sono io. Biren. Dovresti. Faccio un passetto lontano da Ido, tipo. Come? Riesci a leggere quello che c'è scritto sul libro? A che ti riferisci? Alla ragazza. Lei ti fa, sì, chiaramente. Allora, dato che non, noi non possiamo leggerlo, non possiamo toccarlo, ce ne leggi qualche stralcio per farci capire di cosa parla? Allora, voi attualmente vedete il libro aperto per terra, ok? Dove c'è una pagina con un disegno che Biren conosce molto bene. C'è disegnata una pietra. E sotto questa pietra ci sono dei caratteri che voi non, ci sono dei caratteri e simboli che voi non riuscite a decifrare. E le pagine successive a questa pagina che voi state guardando non ci sono più. Sono state strappate o sono... strappate. Violet, mentre si piega per riprendere il libro, praticamente nota questo dettaglio e vi dice il libro incompleto. Oppure è un alfabeto. È un alfabeto che... Mentre tu gli dici così a Violet, vedi che lei ti guarda strano, ti tocca la fronte, ti tocca la guancia. Sto là arrossisco e faccio ti dice Biren, ma forse questo libro ti ha stregato, ti ha ammaliato, perché non ti siedi un attimo e ti bevi qualcosa? Ti fa cenno di sederti su una poltrona, si gira, chiude il libro, prende una tazza, la riempie l'acqua e te la porge. Ti fa, tieni, bevi, che forse sei un po' disidratato. Disidratato sicuro, perché non mai che mi porto l'acqua con me. Però, perché? Perché vedi cose strane. Che senso? Riprende il libro e... passa il dito sopra quelli che tu gli hai indicato come se fossero simboli strani, e qui non c'è nessun simbolo. Lo vedo ancora? Sì. Faccio tipo... questo segno di questa gemma con... Aspetta, Grog non dire niente di intelligente. No, io pure voglio vedere il libro. Ah sì, poi, cioè, se dietro la poltrona lo vedi. Vedo delle pietre, non vedo niente, cioè quello che vede Biren non vedo niente. Figurine. Ma rappresentano quello che sta descrivendo Biren o... Sì. Noi vediamo, secondo la sua descrizione, sia il disegno di una pietra.
Allora, voi vedete il disegno di una pietra, ok? E più che una pietra sembrerebbe quasi una gemma. Allora, non... faccio così, Samu. Prendo carta e penna. Sì. Ok. Violet. La pagina. Carta. Ok. E glielo faccio vedere. Io vedo questo. Non vedi questo lì sopra? Perché questi giorni stiamo vedendo qualcosa, cose che non ci sono, quindi... Ma è la stessa cosa che c'è scritta qua? Quindi la vedi? C'è scritto? La vedi la gemma? La gemma c'è? Le scritte, le rune intorno? Ma quali rune? Biren, cosa stai dicendo? Disegno pure le rune che stanno intorno. Intorno alla gemma? Lei prende il tuo calamaio e ti dice e scrive Pietra dei Mondi. Io però vedo delle rune. Scrive Pietra dei Mondi e sotto a quello che hai scritto tu, con lo stesso carattere, riscrive quello che c'è scritto sul libro. Quindi utilizza lo stesso le rune, scrive le stesse rune, però lei lo legge in una maniera, io invece leggo solo. Sì. Quindi come se non comprendessi proprio quel linguaggio, lei sta scrivendo esatto. In nanico e io non so che ci sta scritto, lei mi dice guarda sta scritto così. Lei ti parla in comune? Però in realtà è scritto in una maniera che è per te incomprensibile. Ok, ora io... Per te che lingua è quella? Sempre la ragazza chiede. Io capisco... Comune? Comune. Ragazzi, ma state bene? Forse siete stanchi, avete bisogno di riposarvi. Allora, ricapitoliamo un attimo. No, aspetta, ti fermo io. Questa gemma raffigurata... Che cos'è? Qua dice che praticamente è una pietra che serve per viaggiare attraverso dei mondi. Tecnicamente nella pagina successiva dovrebbe esserci un modo per ricrearla. Mio padre stava studiando questo libro perché conteneva determinati segreti. Assolutamente, ma anche come creare altri tipi di pietre, altri tipi di, diciamo, chiamiamoli prodotti alchemici, formule alchemiche. Mentre parlo con lei, Samu, giusto tipo lo stato d'ansia di dire ok, finalmente forse sto toccando la strada giusta e ce l'ho qua, quindi non scambiarla assolutamente, questa è la tua unica occasione per tornare a casa. Ok, qui mancano delle pagine, diciamo pagine appia padre l'aveva. Cioè, il libro quando te l'hanno rubato era già. Allora, tecnicamente il libro non è mai stato mio, era di mio padre, però so per certo che il libro era intatto prima di essere stato rubato. Prima che te lo rubavano a te dal carro. Altrimenti mio padre non sarebbe mai stato fermo a casa se non aveva trovato queste pagine. Sarebbe stato proprio lo scopo della sua vita di completare questo libro. Sente completo quando carro e no.
la riporto. Bene, spero che... Kiren, fai memoria. Me lo sono ricordato io. Che ti sei ricordato tu? Scusa. Che il cavallo che è scappato era il libro, non è ritornato nessun bandito all'accampamento. Se era quello che intendevi. No, ma il cavallo è tornato da solo con il libro. Con il libro. E all'accampamento c'era solo esclusivamente il capo, perché gli altri abbiamo ucciso. Sì. Non c'era quando c'è stato il tafferuglio nel libro, che è stato visto passare da una mano all'altra quel libro nel prenderlo, non c'è stato nessun effetto, o almeno che noi sappiamo. La lettera che ci avevamo era una lettera. Il libro, lei dice che è scritto in comune, prendo un altro libro dallo scaffale, che è una libreria, verifico se è scritto in comune, lo faccio vedere alla ragazza e gli dico: è la stessa scrittura che sta sul libro? È la stessa lingua? Ido, anche lei? Ma cosa che è successo? È successo che quel libro è protetto da un qualcosa che tu lo puoi leggere e noi no, punto. Io mi alzo di scatto e faccio. Quindi mancano le pagine. Dobbiamo tornare là. Questa è proprio la reazione da orco, E insomma, dopo tutta questa roba, ok, ho capito, mancano le pagine. Bello. No, perché io sono in ben... dovrei trovare una stanza per dormire questa notte. Quindi... perché mi sa che qualcuno rimarrà a dormire fuori. Non ho paura, non voglio sfasciargli la locanda. Quindi vado a trovare un'altra stanza, un'altra locanda. Giusto, vai. Ma... scusami, meta uomo, meta non saprei come definirti. Stai dentro una casa, lì ci sono i letti, non ti hanno impedito di entrare, perché devi andare a cercare un'altra locanda? Stiamo fuori dalla locanda già in questa casetta che ci ha dato. Perché devi andare a cercare un altro posto? Ma ce l'ha data quello. Quindi tu per principio preferisci rischiare di non trovare una locanda che dormire qui. Ma qua se gli dormi qua e non te ne vai, secondo me gli fai uno sfregio più grande. Mi piace. Hai ragione, dormirò qui. Sei proprio saggio. Mentre voi dialogate, lui e Laurel, mentre uscite da Sora, vedete che verso di voi arriva Biren. Facciamo un cenno con la mano. Gli altri sono là. Ok, va bene. Io guardo loro e gli dico: non ho neanche notato le nostre nuve alla volta. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. C'è qualcosa che non va. È successo qualcosa a quei tre. Se non ha notato nemmeno la nostra eleganza.
Non l'avrei notata nemmeno con un 20 in osservare. Per come sto... potremmo provare a seguirlo, ma non lo so, no, sembra una cosa quanto... che fanno gli amici. Ma come noi va semplicemente un negozio. È un bardo, dovrà svolgere i suoi traffici. Non ci preoccupiamo. Sì, forse hai ragione, l'ho visto un po' trafelato. Ma... se è importante ce lo dirà, se è molto importante non ce lo dirà. Le cose molto importanti non andiamo in locanda, che ne dici Shui? Sì, sono d'accordo. Ok Biren, entri dentro il negozio di Sora e vedi che comunque lei sta ancora sul bancone, perché se no non sono appena usciti Laurel e Shui. Oh, eccoti. Ora tesoro. Quanto volevi per la... Al momento mi è altamente... Devo riuscire ad avere tempo per... Gion... Non ricordo quando ti avevo chiesto. Sembra. Perché sto proprio incazzato in questo momento. Perché? Perso un affare, ma non potevo fargli vedere che avevano ragione loro. È brutto quando si... Comunque. Sospira. Aspetta. Di che livello è comprensione dei linguaggi? Oh, scusa. E uno. Sì, 50 monete d'oro, va bene. D'oro. Per dire che lingua. Scritto io. Non è una lingua. No, simboli, potrebbe essere una qualche sorta di codice, ma non compaiono in nessun tipo di alfabeto a me conosciuto. Grazie mille. Mi piace per il... Vedi che ruggisce e se ne va dietro il bancone. Pergamena. Mi ricordo la... la dobbiamo rivedere. Vabbè. Pure ci perderò tempo prima di andare a dormire, me la leggo. Sono in locanda. Ok. Mentre ti dirigi in locanda, da qualunque parte voi siete,
sentite come dei tamburi. Ma sono di guerra o a festa? È la stessa cosa. Grog, tu ti paralizzi. Perché questo suono di tamburi lo conosci molto, questa ritmica la conosci molto bene. Ti è molto familiare. Noi siamo arrivati in locanda. Voi siete per strada, siete vicino alla locanda. Vediamo da dove proviene questo suono di tamburi. Voi praticamente siete nella zona del porto, ok? E in lontananza, cioè comunque, se guardate verso il porto vedete il mare. E in lontananza vedete delle vele. Beh, ragazzi, ci vediamo mercoledì sera.